Quando nel 2014 Abbadighetto ed io, Alberto Vignolo, abbiamo raccolto una serie di testimonianze per rendere omaggio al Museo di Castelvecchio in occasione dei 50 anni della sua riapertura, il nostro pensiero è andato inevitabilmente alle molte generazioni di architetti per i quali il Museo Veronese ha rappresentato un esempio imprescindibile proprio per il restauro e l'allestimento museografico ad opera di Carlo Scarpa. Ed è per questa ragione che molti degli invitati a dare la testimonianza, la propria testimonianza all'interno di questo volumetto celebrativo, molti hanno voluto proprio ricordare la figura stessa del maestro veneziano. E così ha fatto, ad esempio, Vittorio Gregotti nel suo contributo a questo volume per Carlo Scarpa nel 50° anniversario di Castelvecchio. Ho conosciuto come redattore di Casabella Carlo Scarpa negli anni 50, in occasione di una sua pubblicazione sulla nostra rivista. Poi, anche per merito proprio del suo straordinario estimatore, Licisco Magagnato, siamo diventati amici. Un'amicizia che si è consolidata quando sono diventato nel 1974 responsabile del settore arti visive della Biennale, con lunghe spiegazioni che Carlo mi ha dato sui complicati meccanismi di quell'istituzione che conosceva molto bene. Ricordo anche che nel 1957 avevo parlato con Roberto Olivetti del negozio che Scarpa stava facendo per loro in Piazza San Marco. Peccato, mi osservò Roberto Olivetti, che non finisca mai. Qualche settimana dopo andai con Scarpa a vedere il cantiere del negozio quasi terminato. Ai miei complimenti, Scarpa, con bastone e mantello, mi disse: Sì, tutto bene, ma guarda il secondo e terzo gradino in marmo della scala. Pessima lucidatura. Ma cosa vuoi? Fare le cose in fretta è un disastro. Paradossale, ma aveva ragione lui. Così, chiose in conclusione Vittorio Gregotti, che in questa occasione vogliamo anche ricordare dopo la sua recente scomparsa, proprio per l'essere stato non solo un architetto progettista, ma per aver rappresentato la figura dell'architetto intellettuale, studioso, scrittore, saggista, è stato l'autore di moltissimi saggi e volumi, uno fra i tanti, questo scelto per affinità cromatica col nostro libretto rosso, ed è questo un modo per ricordare attraverso le parole del maestro di Gregotti, Ernesto Nathan Rogers, come anche le parole sono materiale da costruzione.